fatto di avere Lei è un'ormai del questa 64. Ecco, guardi, allora, la generazione presente del baby boom. Flintstone. Sì. La generazione del baby boom finisce proprio nel 64, quindi lei rientra nei cosiddetti boomer, lo dico ovviamente senza connotazione, quindi finiamo il quadro qua della generazione. Strisce, E... gente. Esatto. E volevo chiederle che, come accennava anche prima Annalisa, la condizione proprio del mondo del lavoro della mia generazione è assolutamente diversa da quella che ha Annalisa, ma da quella che ha avuto anche la mia famiglia, lei stesso, i miei nonni, eccetera. E volevo chiedere, secondo lei, oltre il discorso delle leggi, c'è stato anche un cambiamento di cultura, di mentalità, di approccio da parte dei giovani al mondo del lavoro? E in caso, in che modo? Come lo percepisce lei? Ma allora è chiaro che venivamo da decenni in cui ci si era un po' adagiati sul posto fisso, lavoro stabile, spesso pubblico impiego, però quei tempi sono molto lontani. Voi pensate, ad esempio, per quanto riguarda il pubblico impiego, che ormai con il turnover che si era bloccato nella pubblica amministrazione, noi abbiamo raggiunto un'anzianità anagrafica superiore ai 50 anni nella pubblica amministrazione. Quindi dobbiamo un po' rivolgere tutto il sistema. Infatti è giusto adesso assumere nuove figure, soprattutto anche nuove figure professionali, perché nelle pubbliche amministrazioni non possono stare soltanto diplomati o laureati, non so, in economia, in giurisprudenza. Adesso abbiamo bisogno nella pubblica amministrazione, non solo per il sistema infotelematico, abbiamo bisogno di scienziati, ingegneri, informatici, di tantissime figure di cui non disponevamo. Quindi è chiaro che tutto il sistema dal punto di vista culturale ha bisogno di una rivoluzione. Però quello che voglio dire, in questa rivoluzione, quindi va benissimo viaggiare all'estero, va benissimo avere la possibilità anche di una mobilità lavorativa, ma non deve essere una necessità.